Buonasera amici del basket, bentrovati a una nuova trasmissione di Tiro Libero, una nuova puntata. Anche stasera un grande ospite qui con noi, un giocatore, ex giocatore, dirigente attualmente amatissimo di qua e di là da Serravalle. Abbiamo con noi Guido Meini. Ciao Guido. Salve, ciao, grazie dell'invito. Quindi è stato uno dei pochi giocatori che ha vestito la casacca del Pistoia Basket di Montecatini, amato da entrambe le parti, oggi direttore sportivo della Gema Montecatini. Hai seguito un po' il Pistoia Basket in questo periodo, in questo inizio di stagione? Sì, li ho seguiti, ho seguito i grandi risultati che stanno facendo. Ora domenica è arrivata una sconfitta con una delle teste di serie, per cui insomma sconfitta peraltro in una partita assolutamente equilibrata, quindi insomma credo che ci siano tutti i presupposti perché possa diventare una stagione. Lo stanno già facendo, ma sono sicuro che finirà come una stagione importante anche per Pistoia. Ecco, con Guido parleremo più approfonditamente naturalmente di Serie C nella seconda parte. Hai parlato della sconfitta di Udine, sei stato anche a Pistoia a vedere una partita, se non sbaglio, contro l'Assigeco Piacenza, con Trapani. Una vittoria per Pistoia. Il problema in questo momento per la squadra biancorossa è un po' il pubblico, poco pubblico ancora. Sì, che per Pistoia direi che non è un problema secondario, nel senso che le grandi annate di Pistoia, e parlo con cognizione di causa, sono sempre state supportate e spinte anche da un elemento imprescindibile che era la cornice di pubblico che trovavi dentro il Palacarrara, sia per la squadra di casa che anche per la squadra ospite. E questo, chiaramente, il fatto che questo venga meno sicuramente è un qualcosa che manca e che mi auguro che duri poco, una condizione che mi auguro duri poco, perché chiaramente i ragazzi hanno sicuramente bisogno del loro pubblico per raggiungere risultati importanti. Per quanto riguarda la partita di Udine, andiamo subito a vederci il nostro servizio, il Match Music di Gianmarco Capecchi. Qua recupera un ottimo pallone prendendo posizione in difesa. Va in contropiede Ebelin, che appoggia due punti. Qua Johnson si infila, riesce a anticipare l'intervento. Poi tira col 41% da tre e lo abbiamo visto. Questo primo canestro a cui risponde immediatamente Jet Johnson. Cappelletti, che serve un'ottima palla per il taglio di Antonutti. Saccaggi da Whittle, che va fino in fondo. Whittle trova Risma, che non scarica il pallone, si prende la tripla e segna anche questa. 3 secondi per quest'ultimo possesso. Lacy dall'arco sulla sirena. Il risultato recita 42 a più Old West Udine, 37 Giorgio Tesi Group Pistoia. Esatto! Corre Whittle in contropiede e va per la schiacciata. Cappelletti in penetrazione, alza la parabola, che esita, arriva in penetrazione, scarica molto bene per Saccaggi e segna dall'arco. Te Whittle ancora da Johnson, dall'arco, neanche a farlo apposta, torna a segnare e soprattutto firma il sorpasso di Pistoia. Sei grande, 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 le mie pene non me le ricordo più. Whittle prova la penetrazione, passa in mezzo e schiaccia, un po' di difficoltà per Udine. Palla per Pellegrino, 3 secondi di Mancina, non riesce a prendere posizione, 5 secondi Cappelletti, rischia di perdere il pallone, non lo perde, è costretto a questo tiro difficilissimo! Perché lo fai? Non rispondermi se non vuoi. Finta su Whittle, sbaglia, rimbalzo di Brandon Walters. Cappelletti esce forte su Johnson e recupera questa palla sull'indecisione di Saccaggi. Prova in penetrazione e trova due punti rapidi. Dietro da Giuri, blocco di Pellegrino alto. Giuri dall'arco se la sente e la mette. Anche Pistoia si arrende al Palacarnera. Vittoria per la BU Old West Udine. Via via, neanche questo tempo grigio. Gia! Bentornati amici dei canestri,
Pistoia è reduce dalla prima sconfitta in trasferta e noi andiamo a vedere le pagelle. Angelo Del Chiaro, 6. Soffre contro i lunghi di Udine, ma prova comunque a fare il suo. Volenteroso. Gianluca Della Rosa, 5. Ringhia sugli avversari in difesa, ma in attacco non è proprio serata. Appannato. Jonas Risma, 7. Continua la crescita del giovane Estone, 12 punti e smalto ritrovato. In salita. Lorenzo Saccaggi, 6,5. I giganti udinesi chiudono l'area e lui prova a colpire da lontano. Mirino. Daniele Utomi, 6. Calo di rendimento per l'americano che non riesce a sfondare in area. Stand by. Carl Widow, 7. La costanza è la sua qualità in più quest'anno. Sporca il tabellino in quasi tutte le specialità. Affidabile. Daniele Magro, 6. La difesa di casa spegne il fuoco che lo aveva alimentato nelle ultime due partite. Imbrigliato. Jazz Johnson, 7,5. Le sue fiammate tengono Pistoia in carreggiata fino alla fine. Funambolo. Le pagelle finiscono qui. Pronti a migliorare la media, vi salutiamo. A presto e buon basket! Pistoia che quest'anno ha trovato due ottimi stranieri, Jazz Johnson, Daniele Utomi che si deve ancora inserire, però c'è anche il terzo straniero che di fatto è Carl Widow che sta facendo un campionato eccezionale. Sì, sì, straniero con qualità ormai riconosciute, probabilmente non ancora affermato come il suo talento magari avrebbe possibilità di fare, però sicuramente sono tre americani importanti per quella che è, diciamo, la Lega 2 di oggi, sicuramente sì. In più ci sono gli italiani che secondo me sono sicuramente un fattore, perché sicuramente mi dimentico qualcuno, ma per motivi affettivi mi perdoneranno gli altri. Lorenzo, Gianluca e lo stesso Daniele Magro sono sicuramente italiani di grande livello per la Lega 2 e con esperienza in più accanto a giovani altrettanto interessanti. Sì, tra l'altro appunto hai nominato Lorenzo Saccaggi, ovviamente Gianluca Della Rosa, in più ci sono Angelo Del Chiaro, Jonas Risma e Gregorio Alinei, tutti giovani della, comunque diciamo, cantera delle giovanili, sì, biancorosse. Pistoia ha saputo lavorare su questo. Ha saputo programmare. E mi riferisco anche all'esperienza di Alinei a Montale l'anno scorso. Io ho visto questo ragazzo alla fine dell'anno scorso, perché noi abbiamo giocato contro con Montecatini in quell'occasione lì, e ho visto un ragazzo di talento interessante che era in una situazione che gli permetteva di crescere, perché poi alla fine insomma per crescere bisogna giocare, e bisogna giocare anche a livello più basso per poi mettere su chiaramente mattoni che servono poi per ambire ai massimi traguardi. In questo Pistoia è stata da anni lungimirante e ora raccoglie un po' anche i frutti di questo lavoro. Tra l'altro ha nominato Gregorio Alinei, 17 anni, ancora 2 anni di superiori, quindi giovanissimo, quest'anno ancora in campionato non ha avuto spazio, ma sono convinto che piano piano lo avrà, come lo hanno avuto finora tutti questi ragazzi, che poi ormai qualcuno è diventato già un giocatore maturo e affermato. Certo. 57 partite tue in un biennio 2012-2014 che ha portato grandi risultati al Pistoia Basket, ma i momenti che incorniceresti a prescindere dalla promozione, insomma, c'è qualche momento particolare nello spogliatoio, in campo, che hai come ricordo? Sì, sono troppi, sono tanti. Il primo che mi viene in mente è il mio arrivo a Pistoia in un giorno d'agosto, in cui al Palacarrara trovai Mazzo, il preparatore, che mi aspettava per dei test che dovevo fare, e grande Roberto, che insomma mi abbracciò con le sue manone e
quelli sono, quello è sicuramente un momento che mi rimarrà impresso, perché in una frazione di secondo lui mi fece sentire a casa, nonostante chiaramente non fosse casa mia, anzi io venivo chiaramente da Termale a Pistoia, per cui in questo lui fu un grande, come devo anche riconoscere tutti i ragazzi della curva che hanno sempre sdrammatizzato la cosa. Mi ricordo l'episodio della determalizzazione, che sicuramente è stato un modo per rendere insomma affrontare con ironia una cosa che chiaramente doveva essere affrontata in quel modo lì, ma non è scontato, cioè anche chi l'ironia non sa neanche dove sta di casa, per cui è una cosa che sicuramente mi ha fatto piacere. In più tutti i momenti legati a i due grandi risultati che sono arrivati nel corso di quei due anni, quindi la promozione e la serie finale, direi tutta la serie finale che è arrivata, insomma, che ci ha proposto una settimana di partite molto impegnative, anche a causa del caldo, di una stagione stancante, lunga, che è arrivata alla fine. Il fatto che comunque c'era una convinzione dopo gara 4 sul 2-2, mi ricordo la riunione che facemmo in spogliatoio prima della partita, della quinta partita, in cui c'era comunque quasi la convinzione e la sicurezza, poi sembra facile dirlo ora, ma ti garantisco che era così, che la quinta partita sarebbe in un modo o nell'altro l'avremmo portata a casa. Anche per il discorso del pubblico, il discorso che eravamo a casa nostra, sapevamo cosa significava. E l'ultima conferma l'ho avuta quando sono arrivato in macchina al palazzetto, non si riusciva ad arrivare dove si doveva arrivare, perché la gente aveva già invaso Via Fermi, e quindi li capisci, no? Sono anche cose che, nonostante non tu sia ancora dentro al palazzetto, ti danno già delle certezze prima ancora di arrivarci. E poi mi ricordo, sorridendo, ma insomma a quel momento lì da ridere c'era poco, le prime la settimana, diciamo, di lavoro decisa da Paolo Moretti dopo le prime 4-5 sconfitte consecutive del campionato di Serie A. Con tanti dubbi nei confronti di tutti, degli italiani che dovevano si doveva capire se sarebbero stato in grado di supportare un gruppo di americani che non si sapeva che cosa potevano dare, perché insomma Wanamaker, che poi ora non ha più bisogno di presentazioni, ma quando è arrivato qualche dubbio ce l'avevano quasi tutti, eccezione fatta per noi che ci allenavamo insieme. Certo. Quella settimana lì fu buffa, perché insomma si dormiva, il riposo pomeridiano era sul lettino di Vinicio, che approfitto per salutare e ricordare con affetto, oppure sugli spalti del Palacarrara, incastrato tra un seggiolino e quell'altro. Qualche fotografia c'è ancora nel telefono. Ci sarebbe tantissimo, sì, da parlare, come di gara 5 contro Milano, comunque la serie fantastica con Milano. Insomma, sono stati due anni, forse i due più belli degli ultimi anni di Pistoia, non neghiamolo, dell'ultimo ventennio. Insomma, te l'hai vissuti appieno. Era anche una serie a due diversa, lo possiamo dire, sì, anche in termini di qualità. Sì, sai, io stai qui a fare il discorso, no? Ma quando si faceva noi la Lega 2 sembra un po' il nonno che... Però indubbiamente sì, mi ricordo, in questo mi ricordo la Lega 2 di un mio anno a Venezia, in cui abbiamo fatto la finale con Casale Monferrato, e con Veroli, che non aveva fatto la finale. Veroli quell'anno lì giocava con Rosselli, Heinz, Nissim, Gatto, cioè Draper, che ha fatto Real Madrid, eccetera eccetera. Si parla di squadre, noi avevamo Clark, Tamar, che è stato anche a Pistoia, Alvin Young, Casale aveva giocatori, aveva Rick Hickman, che poi ha vinto l'Eurolega col Maccabi, Namaka, insomma era completamente un altro. Non abbiamo la riprova, ma sono abbastanza convinto che quelle squadre lì oggi in Serie A direbbero la loro, chiaramente. Ecco, chiudiamo la prima parte di Tiro Libero, aspettateci qualche momento per la seconda parte dedicata tutta alla Serie C Gold.